La magia della danza sta nel fatto di essere un'arte effimera. Quando finisce, è finita per sempre. Non si ripone sullo scaffale. La perfezione della danza può esistere solo per un attimo. Dopo un momento non c'è più. Quello che puoi conservare sono solo brandelli nella memoria. Per questo la danza è così importante e preziosa. Vittorio Ottolenghi. Oggi incontrerò un grande danzatore, un artista con una straordinaria carriera alle spalle e una persona speciale, Vladimir Derebianko. È sempre stato un modello da imitare, l'immagine di un sogno che si realizza sin da quando ero un allievo dell'Accademia di Danza a Tirana, in Albania. Tutto per il cinema si fa, eh? Quasi una specie di devozione. La mattina sembra quasi un rituale, quasi una preghiera, la lezione di danza. Un metodo, un vocabolario, una maniera di imparare la danza per fare dopo opera di arte. Beh, è classico, hanno le punte, però è moderno. In palcoscenico ti senti un leone, poi l'indomani a lezione ridiventi l'allievo. Questo è quello che io voglio fare. La danza può andare in qualsiasi direzione. Che cos'è la danza? È tutta la nostra vita. Il mio respiro. Sicuramente una passione. Danzare vuol dire liberarsi. E fantasia. È l'unica arte che si avvicina all'amore. Progetti di danza oggi è a Rovereto per entrare nella magica e straordinaria atmosfera del Festival Oriente Occidente.
dice al tango, alla danza, arriva, abajo, al centro e a dentro. Oggi c'è la Fracci, si va a casa presto. Lady, ti trovo bene. Cosa? Bene, bene. Vieni. Non mi rimane solo di ringraziarti. Ma figurati, sono io che ti ringrazio, sei simpaticissimo, poi mi sei sempre piaciuto tanto. Grazie. Poi gli occhi, così è bello. Buonasera, benvenuto su Rai 5 per un appuntamento straordinario con il balletto. Questa sera, in diretta differita dal Teatro alla Scala di Milano, vi proponiamo un meraviglioso balletto Raimonda. Ospite d'onore di questo grande appuntamento che porta la danza in prima serata su Rai 5 è Luciana Savignano, grande étoile, grande signora della danza. Avrò la fortuna di avere a fianco una ballerina d'eccezione. Lei porta al Teatro dell'Opera Gaieté Parisienne, che Béjart, tra l'altro, ha creato su di lei il ruolo del protagonista di Offenbach. Tra l'altro, io le volevo citare le parole di Béjart tratto dalla sua biografia e dice: «Penso fosse insuperabile nei panni di Offenbach in Gaieté Parisienne. Misha possiede il rigore del celebre compositore, la sua spregiudicata fantasia».